Amici, proseguiamo con Super Mario Sunshine. Dovevamo sbloccare il nuovo mondo. No, Todd è stato mangiato. Terribile. Ok. Telecamera. Ok. No, non gli andavo? Va bene. Bene. E sbloccati. Grazie. Merda. No. Ok. Devo colpirlo solo quando è aperta. Il problema è beccarlo, ok. Fatto. Va bene. Non mi aspettavo di trovarmi nella festa dei fantasmini di Pac-Man. Ok. Ok. Dai. E muori. Non ti alzare per cortesia, gentilissimo. Vediamo Todd. Molto bene. C'è altro qua dietro? Ok. Proseguiamo. Ah no, ha ragione. Devo pulire. Siamo in una spiaggia. Lido raggiante. Il mistero dei fiori di Duna. Avevo letto di Dune. L'isola Gaia. Cazzo, è quella roba lì. Ok, tipo qua dietro cosa c'è? Allora, lì c'è una moneta. Ti va di... Ah giusto, devo premere quest'altro tasto. Ok. Bene. I mondi sono un po' più piccoli rispetto al anche al 64. Questa è una delle mie versioni, non puoi ancora usarla, è un ologramma. Oh. E allora torniamo indietro. Ok. Aspettiamo di poterlo usare. Va bene. Allora, è accecante. È uno stronzo gigante, allora... Ok. Va bene. Pensavo che tutti spawnassero. Questa è una delle mie versioni, spruzza piano. Ok. Ah vabbè, ok, ma ce l'ho già.
E sono perplesso. Hello. Va bene. Quindi tutti mi danno cose diverse. Ok. No. Ok. Ah, questo è una vetrina, non l'ho visto. Io lì come cazzo c'entro? Non c'entro però. No, ti parlo male, gentilissimo. Ok, sto livello un po' più atipico, cioè un po' più strano. Io continuo a non sapere da dove sbucano le, cioè dove sbucano le cose. E quello credo sia il prossimo mondo. Ok. Dimmi. Vedi quel grosso frullatore in cima alla cabana? È con quello che si spiama la frutta per le granite. A proposito, non c'è nessuno al surf cabana? La proprietaria sta in giro con il figlio. E che vuoi che faccia? Te devo prendere io? Aiuto! Questo livello mi mette in crisi, posso dirlo? Questo livello mi mette parecchio in crisi. Aia. Ok. Sì, ma anche se mi spara così in alto. Non... No. No. Merda, per poco non lo aspetta, devo finire lassù. Devo assolutamente finire lassù, però così. Ok. Non ci dovevo finire proprio assolutamente. Posso dire che sto livello mi deprime? Perché non capisco quello che devo fare. Parlami. Il mistero dei fiori di Duna. Ho premuto A per parlare. La torre custodisce l'uovo del leggendario uccello di sabbia. L'uovo deve stare al caldo, perché è un essere vivente. Questo servono più grandi specchi che vedi, ma colgono la luce solare e la riflettono sulla torre. Ma c'è di più. Dopo 100 anni di incubazione, ora l'uovo sta per schiudersi. Che storia, eh? Alien comincio così. Quindi, Allora, tu rimbalzavi quest'altro.
Lasciava impronte giganti. Poi. Ok, no. Poi. Tu mi sa che non l'avevamo ancora scoperto. Ma sei stronzo? No, non fare la merda. Ci sono molte cutscene. Infame. Questo gioco è uno strano, cazzo. Ok. Vai. Ok. No! Cazzo! Volevo la vita! Volevo la vita! Allora, aspetta! Ah, ma non muoio qui dentro! E allora si gode! Si gode tanto! Se non muoio... Però puttana Eva, Dio santo Mario! Ai ai, mi fa ridere! Non è che ho sgravato, ok. Invece muoio! Cazzo, ne avevo 5. Non godo più. Ma sapete cosa vi dico? Prendiamo la stella e basta. Ok. Ok. E invece no. Cazzo. Non è vero. Ok. E non oso più, dai. Spawnano i pezzi, ok. Vabbè, però cazzo. Non riesco a comprendere. Ma posso usare le freccette? No, posso usare solo lo stick. Merda, io ho 2 vite. Ne avevo di più prima. Grazie al cazzo se vuoi. Ok. L'altro Mario è decisamente troppo lento. Prendila. Ok. Che culo di merda.
il culo. Dimmi, parliamo con lui. Un tempo su quest'isola vivevano anche gli Yoshi. Oh. Beh, gli Yoshi sono da scoprire. Non ho mai giocato. Oddio, no, in vita mia ho giocato. Avevo giocato un gioco di Yoshi. Ma ero piccolo ed era Yoshi's Island per DS, se non sbaglio. Ho comunque un gioco di Yoshi nella lista delle cose da giocare. Ok. Ho no, ho un Yoshi Story, se non sbaglio, nei giochi da fare live. Andiamo al porto. Andiamo al porto perché finalmente abbiamo preso una stella sola. Surf e safari sui calamari. Ah, ma scelgo io quale, ok. Mi farà spawnare. Ah, fa proprio cose diverse, ok. Perdonami. Allora, prima di tutto qui. Ok. Ok, non vedo un cazzo. Ovviamente quello che ho detto sulla telecamera nei primi video me lo rimangio, è terribile. È veramente terribile. Però diceva così, più sopportabile rispetto a Mario 64. Pensavo di guadagnarci qualcosa. Ovviamente voglio quello viola, non manco a dirgli. Ok. Ciao, sono il surfista dei calamari. Vuoi fare un po' di surf? Allora sali, cosa aspetti? Ah, guarda che se cadi non mi assumo responsabilità. Quindi tieniti forte e fai attenzione, devo. Ho tipo schivato tutte le monete. Va bene. Ma puoi salvare in un momento del genere? Ma ti prego. Ecco il time. Vuoi farti un giro? Certo. Salta su un calamaro e vai alla grande. Puoi vincere un premio fantastico. Tu mi hai portato fortuna. Ok. Cazzo. Merda. Però non dimmi che perdo vita. Ok. No, non perdo vita. Ma è la stronfici. Ok, allora. No. Ma non è che puoi cadere in acqua, tipo. Santo Dio. Ma come ho fatto? Ma mi aspettavo il game over. Mi aspettavo proprio il game over. Vai. Guarda come drifta Mario.
vabbè, ho capito, ma che cazzo, ma io più di girare lo stick, eccolo. Cazzo. Ma... Ah vabbè, banalmente riprendo da qua. Cosa mi fa fanculo? Così dato il livello che stavo facendo, sti cazzi anche. Ok. Vai. Dai. Tentativo 1000. Arriverà il tentativo 1000. Arriverà assolutamente un tentativo 1000. Comunque questo gioco è strano forte per essere ma cioè non lo so, è un Super Mario strano. È splendido, onestamente mi piace davvero davvero tanto. Ma è stranino. È onestamente strano. La facciamo un testo. Se prendo le curve larghe, cosa ottengo? Ok. Pensavo di poter tagliare. Non potevo. Non potevo. Io non ci sono mai, eh. Però posso frenare. Quindi... Vabbè, ma vaffanculo, ma si è alzato proprio lì. A parte che ha tirato una laggata, come mi ha preso. Una laggata rara. Devo provare a tirare il badiglio, ma... Un po' di sonno. Ok. Va bene, sì, secondo me poi a un certo punto, a seconda di come ok, vabbè, ho capito, ma cazzo, ma è infattibile, cioè è assolutamente infattibile. Mia, come dovrei mai farcela? Se ogni curva è un incubo. Capito? Forse ho capito come farle? Mi sembra chiaro che non ho capito, però non so come farle. No, non ne ho la benché minima idea. Ma minimamente. Dato quanti soli ci saranno? In ogni livello, perché... è stato detto, non mi è effettivamente stato detto. Dai, ok, vai. Ci si riprova.
Ho schivato ogni moneta possibile. Io non so però poi come farlo. Ve lo giuro, non ne ho idea. Perché le curve sono infattibili. Meglio quelle curve. Questa ancora. Sono questi tornanti. Tornanti, vabbè, chiamate come cazzo volete. Vabbè. Va benissimo. Che culo di merda. L'ha preso. Bravo. Sì, salva e continua. E boh? Ne sbuca un'altra? Sbuca un altro mondo? No. Ok. Allora, mi sa che ritorniamo. Io non so come prendere quelle. Non so come prendere le stelle segrete, onestamente. Allora, mi sa che ritorniamo di là. No, non entra più in cella mai. La devo fermare io, sta signora. Cioè, a schiaffi, intendo. Vediamo qui. Perché sicuramente c'è un altro anche qui. Mi piace che si smolecola ogni volta. Ok, specchi pazzi. Allarme, allarme, guarda in cima alla torre. Anche quello poi l'hanno riutilizzato in Galaxy. Devo liberare gli specchi, occhio. Un essere spaventoso si è annidato in cima alla torre. Il leggendario uovo di uccello di sabbia è in grave pericolo. Devo mandare la foto di quella cosa. Allora, quindi. Ok. Bella, difesa. Ora ne ho 4. Ottimo. Giusto, ok. Credo di dover liberare gli specchi dall'invasione aliena, vero? Non ne sono così sicuro. Cazzo, come cazzo c'era arrivo agli specchi io? Ah, non ti piace l'acqua, ok. Poi? Ok. Ah, va bene. Ho compreso. Bel lavoro, ti restano altri due specchi.
Ok. Stavo morendo, avevo bisogno di energia. Altri due specchi. Come cazzo ci avevo gli altri specchi? Allora, no? Bene. Ok. Benissimo. No. Bene. No, tu non sei ancora andato. E allora muoio adesso. Bomba. E un altro è sistemato. Bene. Resta un solo specchio. Lo sistemiamo nella prossima parte.